Dipende dai tuoi registi. Stanno registrando la banda. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per aver raccolto l'invito che vi è stato rivolto a solennizzare, a festeggiare con noi questo 2 giugno, festa della Repubblica. Ringrazio tutti voi e ciascuno di voi, a cominciare ovviamente dai rappresentanti delle realtà più importanti, più sentite della nostra Repubblica, che ringrazio nelle persone ovviamente del Maggiore Tatulli, del Capitano Caputo, che qui rappresentano la Guardia di Finanza e l'Arma dei Carabinieri. Con loro ringrazio le associazioni combattentistiche d'armi, che come sempre sono presenti a questa come a tutte le altre nostre manifestazioni civili. Ringrazio la banda comunale Giuseppe Verdi nella persona del suo presidente Paolo Bulgarini. Ringrazio tutti voi che avete deciso di trascorrere con noi una parte di questa vostra mattinata. Una mattinata che si svolgerà nel modo seguente: tra poco vi sarà l'intervento del nostro sindaco Gianni Fogliatto, seguito da un intervento molto più breve del sottoscritto, che si limiterà a introdurre ciò che seguirà alla conclusione della parte ufficiale della manifestazione, vale a dire la lezione recitata in onore di Umberto Terracini, padre della Costituzione, quale presidente dell'Assemblea Costituente, che verrà svolta dall'attore Marco Gobetti all'interno del cortiletto di Palazzo Matis. Io qui mi fermo e lascio la parola al nostro sindaco. Permettetemi, prima dell'intervento, ecco, di esternare un saluto, ma anche l'emozione. Penso di interpretare il sentimento anche dei colleghi di giunta e di consiglio qui presenti, che ringrazio, per vedere di nuovo la piazza popolata, vivere questo momento solenne non solo in streaming ma di persona. È fondamentale. Oggi celebriamo i 75 anni della Repubblica Italiana. Non celebriamo solo la nascita della Repubblica, ma anche tutti quegli eventi che nel 1946
sono accaduti dopo 20 anni di oppressione della democrazia. 10 marzo, le prime elezioni amministrative a cui sono chiamate al voto le donne e nelle quali possono presentarsi come candidate. 6 donne, per la prima volta nella storia italiana, vengono elette alla carica di sindaco. 2 giugno, la prima consultazione elettorale generale dopo il ventennio fascista, il referendum che sancirà l'adozione della forma repubblicana. Sempre il 2 giugno, le elezioni per l'Assemblea Costituente, chiamata a definire i contenuti della Costituzione dello Stato repubblicano. Il 2 giugno del 1946 sancì il primato della persona, la libertà individuale e sociale, l'uguaglianza, la giustizia come dovere delle istituzioni pubbliche, la solidarietà come vincolo reciproco. Vedete, pensavo in questi giorni come preparare l'intervento e mi sono venute in mente 2 immagini. Non so se avete avuto modo di vederla anche voi. La prima su un giornale, mi sembra sulla Stampa di qualche giorno fa, una vignetta. E la vignetta diceva: la Repubblica ha 75 anni, e dopo il commento, e non è ancora completamente vaccinata. La seconda è uno spot che la RAI sta trasmettendo in questi giorni per il 30° anniversario della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Nello spot la voce narrante parla di liberi di crescere, imparare, partecipare, sognare, comunicare. E poi fa sintesi: crescere insieme significa crescere liberi. Ecco, partendo da questi 2 aspetti ho provato a fare una riflessione. La Repubblica volle essere la casa di tutti, casa fondata sui valori di libertà, pace e democrazia. Unì gli italiani insegnando che soltanto insieme si poteva ricostruire un paese. Ricostruzione, diritti, democrazia, solidarietà, queste le parole forti che hanno guidato la rinascita del paese e che continuano ad essere attuali anche in quest'Italia che sta riemergendo dalla pandemia. L'unità morale fu il cemento che fece nascere la Repubblica, con la consapevolezza di esserne tutti cittadini, grazie alle idee e ai principi fissati dai padri costituenti. Cos'è la Repubblica oggi? La domanda ci interpella tutti, in particolare coloro che hanno responsabilità istituzionali, per il dovere di essere con il loro agire, con il nostro agire, con il mio agire, all'altezza di portare speranza e fiducia alle persone. Mi ha colpito moltissimo una riflessione, un intervento dell'anno scorso dell'attuale ministro della giustizia, Marta Cartabia, prima donna presidente della Corte Costituzionale, un intervento nel ricordo di Alcide De Gasperi. Marta Cartabia ha fatto un parallelo fra la ricostruzione del ponte di Genova e la rinascita democratica dopo gli orrori della dittatura fascista e della guerra. Bene, lei dice: per ricostruire occorrono un'idea e un cantiere, un'idea per dare forma a ciò che non l'ha più e un cantiere per realizzare quell'idea attraverso il lavoro, l'opera instancabile e tenace di una comunità di persone. La ricostruzione dell'Italia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale ha richiesto un ideale e un lavoro nato dal coinvolgimento di un popolo. Anche allora c'erano tragedie, fratture, macerie e ferite.
Anche allora fu necessaria un'idea per ridare forma nuova alla convivenza civile di un popolo. Anche allora fu necessario un grande cantiere per ricostruire la casa comune. Il metodo fu quello dunque della ricostruzione, attraverso una costituente democraticamente eletta che elaborò una carta costituzionale in un clima collaborativo fra tutte le forze politiche antifasciste. Piace pensare che la Repubblica è ciò che dà abito e corpo al nostro essere cittadini. Ricordiamo i suoi compiti essenziali: riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale, eliminazione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana e la partecipazione all'organizzazione del Paese, principio di uguaglianza: tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge, riconoscimento del diritto al lavoro. Non è un elenco da mandare a memoria, ma sono radici e valori alla base della nazione da attualizzare ogni giorno. Repubblica e Costituzione, risultato di storie e forze che costruirono un accordo alto, non una mediazione tra visioni diverse. È bellissimo, interessante la definizione che dà il Presidente della Repubblica Mattarella. La Repubblica è un cantiere in permanente e intensa attività, impegnato a progettare il futuro e a contrastare i pericoli. Protagonisti ne sono e devono esserne i cittadini. Queste parole mi hanno fatto riflettere sul termine comunità. Nella comunità gli esseri umani restano sostanzialmente uniti, nonostante ciò che li separa. Nella società restano sostanzialmente separati, nonostante ciò che li unisce. La comunità si basa su valori propri della partecipazione. È un luogo in cui appartenenza e solidarietà sono al primo posto. La pandemia ci ha costretto alle comunità virtuali. In esse possiamo scegliere chi stare e chi lasciare, quando farlo e quando non farlo, senza grandi sensi di colpa o responsabilità. Diverso in una comunità reale, ma una comunità reale che sappiamo sentire veramente nostra. Per sentirla nostra, ricordo quanto spesso nei 7 anni di presidenza Sergio Mattarella ci ha invitato all'unità, una Repubblica plurale che sa valorizzare le differenze. Su questo nessuno nasce maestro. L'allenamento è la reciproca accoglienza nelle nostre comunità, consapevoli delle difficoltà, ma cercando sempre il coraggio e la lungimiranza di guardare oltre. In questo modo custodiremo la memoria di chi ha concorso a costruire la Repubblica non come un bene prezioso da contemplare, ma assumendone l'eredità. Dice ancora il presidente Mattarella: c'è qualcosa che viene prima, che non è di maggioranza né di opposizione. L'unità morale, la condivisione di un unico destino, il sentirsi responsabili l'uno dell'altro, una generazione con l'altra, un territorio con l'altro, un ambiente sociale con l'altro, dipende dalla nostra intelligenza. La preoccupazione dei costituenti era quella di salvare nel futuro lo Stato democratico, col metodo permanente della democrazia, realizzando quel cantiere permanente di costruzione e difesa delle istituzioni e delle comunità nell'ambito dei diritti e doveri sanciti dalla Costituzione. Sono passati 75 anni
da quando quelle donne e uomini hanno scritto queste parole, consegnandole alle generazioni future. A noi accoglierle e utilizzarle quotidianamente come bussola per orientare le nostre azioni, piccole e grandi, per difendere e rendere ogni giorno migliore la nostra Repubblica. Buona festa della Repubblica a tutti. Sono passati 75 anni, ha ricordato il sindaco nel concludere il suo intervento. Allora torniamo a quel 2 giugno di 75 anni fa, quel 2 giugno del 1946 in cui il popolo italiano decise di voltare pagina con decisione e al contempo con serenità.
Con l'arma pacifica della scheda elettorale, il popolo italiano decise di congedare una casa regnante, Casa Savoia, e un sistema istituzionale, la monarchia, che al netto dell'indubbio merito di aver promosso l'unificazione nazionale, nei decenni si era macchiata, casa regnante, istituzione monarchica, di colpe gravissime che l'avevano disonorata agli occhi del paese. E allora ricordiamole brevemente queste colpe, almeno alcune, che ricadono in primo luogo, ma occorre dire non esclusivamente, sulla persona di colui che per quasi mezzo secolo resse il paese, regnò sull'Italia. E ovviamente parlo di Vittorio Emanuele III, popolarmente e non troppo regalmente detto Sciaboletta, per via della sua modesta altezza che lo rendeva, come si disse allora, slanciato verso il basso. Fu lui a giocare un ruolo determinante nel precipitare l'Italia nel baratro della Prima Guerra Mondiale, peraltro contro la volontà delle grandi masse popolari del nostro paese, tutte cattoliche, socialiste, liberali, nettamente contrarie a quella che il pontefice ebbe a definire saggiamente l'inutile strage, che inutile fu davvero, perché il nostro paese, se avesse mantenuto la neutralità, avrebbe probabilmente conseguito gli stessi risultati o quasi, che portò a casa al costo però di 3 anni e mezzo di guerra, 600.000 morti, immani devastazioni materiali e morali, che innescarono quel processo di convulsioni che, come noto, avrebbe consentito al fascismo di costruire le sue fortune. E a proposito di fascismo, non possiamo dimenticare, non vogliamo dimenticare, che sarebbe bastato che il re, con un tratto di penna, firmasse lo stato d'assedio nella capitale per disperdere quella marmaglia raccogliticcia che animò quella sgangherata impresa che è passata alla storia come marcia su Roma. Del resto Mussolini stesso, tutt'altro che certo dell'esito di quell'atto eversivo che ispirò, ma al quale non volle prendere parte in prima persona, vigliaccamente si mantenne lontano dalla capitale, a Milano, forse pronto a fuggire in Svizzera se le cose si fossero messe male. Ecco, se il re avesse apposto la firma, una semplice firma, la marcia su Roma non avrebbe avuto luogo e il paese si sarebbe risparmiato 20 anni di dittatura militare e un'altra guerra mondiale. Ma il re quel giorno decise di non sfilare il cappuccio della penna e aprì così la strada al fascismo e a Mussolini, che invitò formalmente a formare il governo. E allora come dimenticare che il silenzio del re fu determinante nella costruzione del fascismo, come lo fu nel puntellarlo anche nel momento di massima crisi, quello seguito all'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti, momento in cui parve che il regime potesse essere sul punto di crollare. E ancora come scordare che il re, che pure era chiamato a essere custode dello statuto albertino e che dunque avrebbe dovuto difendere le libertà che questo assicurava al paese, nulla ebbe a eccepire quando il fascismo costruì uno stato totalitario sempre più occhiuto e pervasivo, come nulla fece per impedire le guerre coloniali d'aggressione, nulla fece per impedire la promulgazione delle leggi razziali, nulla fece per evitare che l'Italia fosse trascinato nel baratro di un'altra guerra mondiale, la seconda, quella condotta al fianco della Germania nazista. E come dimenticare infine che quando le cose si misero male sul serio, il re fu protagonista della cosiddetta vergognosa fuga a Brindisi che precipitò il paese nel caos, perché lasciò un paese intero, in primo luogo il suo esercito, senza alcun ordine. E questo lo si vide drammaticamente in primo luogo nel centro-nord, che fu occupato dall'esercito tedesco. E proprio dal centro-nord partì
la riscossa e il riscatto del paese grazie alla nascita, all'affermazione di combattive, generose formazioni partigiane che diedero un significativo contributo militare e politico alla liberazione nazionale, riscattando il bel paese agli occhi del mondo intero, cosa che nel dopoguerra consentì all'Italia di evitare le pesantissime sanzioni che invece colpirono la Germania, al fianco della quale l'Italia aveva condotto per anni la Seconda Guerra Mondiale, quel conflitto che aveva causato 50 milioni di morti. Dal nord partì il riscatto, dunque, che assunse le sembianze di quello che Ferruccio Parri definì, con formula divenuta proverbiale, il vento del nord. Un vento che spazzò via o tentò di spazzar via i detriti di un passato sofferto e odiato, e il frutto più alto si colse proprio in quel 2 giugno 1946, in quel voto che istituì la Repubblica ed elesse l'Assemblea Costituente che elaborò la nostra Costituzione, una delle più avanzate al mondo, un testo audace, un testo impegnativo, la cui attuazione, ancora non del tutto compiuta, richiese un lavoro di lunga lena, ostacolato spesso dalle forze più retrive, più conservatrici, talvolta apertamente reazionarie, che hanno zavorrato spesso la vita della società italiana. Infatti, anche in quel contesto, come ebbe a scrivere con felice prosa lo scrittore Mario Boneschi, anche in quel contesto, senza convocazioni, senza appelli, si formò spontaneamente un nuovo fascio di combattimento. Un fascio di combattimento per la riscossa pronta degli italiani furbi, disincantati, servili, incolti, piacevoli, mai educati alla coerenza e alla serietà. Una leva di massa dei mediocri armati di mediocrità. La Costituzione fu ed è tuttora un formidabile baluardo contro quest'Italietta. La Costituzione, frutto di un compromesso alto e nobile, come ha ricordato il sindaco, tra le grandi culture politiche che si erano spese per il riscatto del paese, è stata e resta la bandiera e la stella polare delle forze progressive del nostro paese. Un paese che si vuole e che deve essere libero e giusto, perché non esiste libertà politica senza giustizia sociale. Molti sono i padri e le madri della Costituzione, in primo luogo i deputati e le deputate che la scrissero. Idealmente lo sono tutti coloro che si spesero per quella conquista, le donne e gli uomini, giovani e meno giovani, che con le armi e senza le armi, in quei 20 mesi che vanno dal settembre 43 all'aprile 45, diedero il meglio di sé, talvolta la vita stessa, per la redenzione del nostro paese. E tra questi oggi abbiamo deciso di ricordare un resistente particolare, un combattente antifascista che pagò la fedeltà alle proprie idee e alla causa del riscatto del paese con 17 anni di detenzione nelle carceri fasciste. Sto parlando di Umberto Terracini, che nell'Assemblea Costituente fu il presidente, e a ricordarlo tra poco, al termine di questo intervento, nel cortiletto di Palazzo Matis sarà, come anticipato, Marco Gobetti, che proprio alla figura di Umberto Terracini dedicherà una lezione recitata che ne ricostruirà tratti di vita e di pensiero. Abbiamo scelto la figura di Terracini non soltanto perché Terracini è considerato il padre della Costituzione nella sua qualità di presidente dell'Assemblea Costituente, ma anche perché Terracini ha avuto nella notte dei tempi un duplice rapporto con la nostra città, che si nutre partendo da una duplice occasione di incontro. La prima occasione risale alla Grande Guerra, all'anno 1916. Nel settembre di quell'anno Terracini, che era allora un giovanissimo militante socialista e pacifista, venne arrestato a Trino Vercellese durante un improvvisato comizio nel quale era intervenuto, così diceva lui stesso, così rivendicava lui stesso, con veemenza e persino con virulenza contro la guerra in corso. Ebbene, fu condotto nel carcere, nel locale carcere di Trino Vercellese, e lì ricevette la cartolina precedente
Dolcetto che lo chiamava alle armi. Ora, essendo appunto trattenuto in carcere a causa di questo comizio non autorizzato, egli si presentò in ritardo al distretto militare di Torino. Si presentò non solo in ritardo, ma anche munito di una dichiarazione che esplicitava il motivo del ritardo e che recitava testualmente: perché tratto in arresto mentre era sorpreso a compiere propaganda sediziosa. Quando l'anziano maggiore, al quale esibì il documento, l'ebbe letto, avrebbe scritto in seguito Umberto Terracini, incominciarono a tremargli i baffoni, folti, canuti, all'umbertina, baffoni che quasi gli coprivano le labbra, e bofonchiando rabbiosamente disse: «Birichin d'un birichin, balos d'un balos». Non aggiunse altro, però mi spedì a Bra, in provincia di Cuneo, assegnandomi al 72esimo reggimento di fanteria, che era allora il ricettacolo di tutti coloro che erano guardati con sospetto. Insomma, giunse a Bra in quel 1916 in assegnazione punitiva prima di essere mandato effettivamente al fronte. E Terracini sarebbe tornato a Bra con ben altro spirito e ben altro impegno qualche anno più tardi, nel 1921, esattamente un secolo fa. Qui a Bra, in quei mesi del 1921, Umberto Terracini, che nel frattempo era diventato avvocato, assunse la difesa dei militanti di base, socialisti, comunisti, che generosamente in quei mesi, tra l'autunno del 1920 e la primavera del 1921, si erano battuti a mani nude contro i pugnali fascisti per difendere la loro amministrazione, l'amministrazione progressista guidata dal sindaco socialista Giuseppe Lenti, che aveva vinto regolarmente, democraticamente, le elezioni comunali nell'ottobre del 1920 e che in quell'ottobre 1920 aveva salito questa scalinata. Un'amministrazione, quella, che si impegnò, tra l'altro, per la giustizia fiscale, ad esempio imponendo seri accertamenti tributari e cominciando a contrastare la cronica evasione fiscale messa in atto dalla borghesia cittadina. Calmierò gli affitti, problema allora sentitissimo, avviò progetti di edilizia popolare, sostenne la cooperazione di produzione e distribuzione e così via. Soprattutto, idealmente, quel gruppo di ferrovieri e conciatori che furono chiamati a reggere l'amministrazione comunale, che i cittadini con il loro voto vollero la testa di questa amministrazione, ruppe il monopolio della cosa pubblica che fino a quel momento era stato affidato all'elite cittadina. Per la prima volta sui banchi del Consiglio Comunale, cosa ancora più importante, della Giunta, sedettero operai e manovali. Tutto ciò era inconcepibile per i maggiorenti cittadini. Tutto ciò era inconcepibile per quell'aristocrazia che aveva il suo nerbo negli industriali conciari, che non esitarono a foraggiare la peggiore violenza squadrista, pagando un tanto al giorno una masnada di nulla facenti, il primo nucleo fascista locale, perché Bra ha il discutibile merito di aver dato i natali al primo gruppo fascista della provincia di Cuneo, gruppo fascista che in un crescendo di violenze tentò anche di assaltare a colpi di pistole e bombe a mano il palazzo comunale. E lo scalone d'onore, quello di fronte a noi, quello sul quale noi ci troviamo, ne porta ancora alcune tracce, alcune sbeccature che risalgono agli scontri di un secolo fa. Ebbene, in quei mesi così travagliati, non mancarono il morto, i feriti, quasi sempre e quasi tutti tra i militanti di sinistra, fatti oggetto di una violenza bestiale che in quei mesi, ahi noi, cominciava a dilagare in tanta parte del paese. Nonostante quelle violenze, nessun amministratore comunale progressista, nessuno, si dimise. Per tentare di piegarli, alcuni di loro furono licenziati, altri furono trasferiti lontano, tutti furono rovinati economicamente e isolati socialmente, tutti furono minacciati nella vita e nei pochi averi. Si giunse in quei mesi a tentare di assassinare
il vice sindaco, il panettiere Marco Antonio Bellonotto, che aveva la bottega in via Rambaudi e modesta, modestissima casa, i cosiddetti cappuccini, i vecchi braidesi sanno a cosa mi riferisco. Il sindaco invece, per avere salva la vita, per evitare quella morte che gli era stata promessa dai fascisti anche attraverso manifesti murali, il sindaco era costretto a vivere barricato in casa, in un appartamentino che era collocato all'ultimo piano di Palazzo Catellino, quel palazzo che ancora oggi affaccia su Piazza Carlo Alberto. Ebbene, in quello stabile, sul pianerottolo, all'ultimo piano, alcuni militanti si alternavano giorno e notte per garantire l'incolumità del sindaco e della sua famiglia, avendo disposto sul pianerottolo casse di ceppi che, se le cose si fossero messe male, avrebbero scagliato nella tromba delle scale per fermare eventuali irruzioni fasciste. E se tutto ciò non fosse bastato, il corridoio di casa di Giuseppe Lenti era vigilato dall'anziano suocero del sindaco, che lo presidiava giorno e notte imbracciando il fucile da caccia. E quando il sindaco, per espletare i suoi doveri amministrativi, doveva recarsi da Piazza Carlo Alberto al Palazzo Comunale per salvaguardarne la vita, erano i suoi amici, i suoi compagni che formavano un cordone di sicurezza che lo prelevava a casa, lo portava in municipio e dal municipio lo riportava a casa. Questo era il clima di quegli anni, queste erano le violenze quotidiane che si perpetravano, ahi noi, anche nella nostra città. Eppure nessuno di coloro che fu vittima di quelle violenze si piegò, nessuno si dimise. Infine, laddove nulla poté la violenza, nulla poté l'intimidazione, giunse l'arbitrio camuffato da legge, perché gli amministratori furono proditoriamente accusati di reati infamanti che consentirono alle autorità superiori di poter avere il pretesto per rimuoverli. E così finì quella vicenda, durata una manciata di mesi a cavallo tra il 1920 e il 1921. Ebbene, a difendere da quelle accuse così vergognose che furono loro rivolte, chi arrivò appunto Umberto Terracini, quell'Umberto Terracini che 25 anni dopo, 17 anni di carcere dopo, sarebbe stato chiamato dall'Assemblea Costituente alla carica di presidente dell'Assemblea Costituente. Ecco, questa che ho tentato di tratteggiare molto brevemente è una piccola storia davvero, che tuttavia si inserisce in una grande storia, all'interno della grande storia che ha scritto una delle sue pagine più significative, proprio quel 2 giugno 46 dal quale siamo partiti, sia il sindaco che il sottoscritto, quel 2 giugno 46 quando la quasi totalità degli italiani e per la prima volta delle italiane poté esprimersi liberamente, scegliendo sul proprio presente e sul proprio futuro. Una lunga storia che prosegue oggi su questa piazza e che prosegue oggi in ogni piazza d'Italia, con il dovere della memoria, una memoria che nutre il nostro presente, che deve dare un senso al nostro futuro. Buona festa della Repubblica a tutti. Thank you.
grazie a tutti per aver partecipato e ai ringraziamenti che ho pronunciato all'inizio. Aggiungo quelli con cui andiamo a chiudere questa parte della manifestazione, che sono rivolti in primo luogo al personale comunale che ha reso possibile questa manifestazione, dai nostri vigili al personale dell'ufficio Turismo, Cultura e Manifestazioni. Qui si chiude la parte istituzionale, non si esaurisce la manifestazione del 2 giugno, perché per chi lo vorrà, posti permettendo, vi è la possibilità, recandosi nel cortile di Palazzo Matis, di assistere alla lezione recitata di Marco Gobetti. Quindi se vi sono ancora dei posti liberi, Fabio Curti mi evidenzia che non ve ne sono più, allora invito coloro che si sono prenotati a raggiungere Palazzo Matis. Grazie ancora a tutti quanti e buona festa a tutti.